Katia Maugeri, benvenuta in quella che io chiamo il Salotto della Libertà. Stasera parleremo del tuo libro. Katia Maugeri, giovanissima, giornalista, direttore di Sicilia Network, decide di scrivere un libro. E scrive un libro, a mio modo di vedere, parecchio importante. Già il titolo è emblematico. Liberici. Liberaci dai nostri mali. È un'inchiesta sulle carceri, carcere italiano ovviamente. E mi viene spontaneo chiederti da dove nasce l'idea di scrivere questo libro. Nasce fondamentalmente, intanto grazie del suo invito, per me è un onore essere in questo salotto Onore e mio. poter discutere su un libro al quale tengo moltissimo, perché prima di essere un libro è stato sicuramente uno stato d'animo e un vissuto da giornalista all'interno della casa di reclusione di Augusta, dove tutto è partito. O brucoli, come diciamo O noi brucoli, come volgarmente. diciamo noi, sì. L'incontro con alcuni detenuti durante un'attività teatrale mi ha portato a voler approfondire quelle che erano le loro tematiche, i loro stati d'animo e quello che c'era dietro ognuno di loro. Quindi Ecco, quindi come scardinarli, scatta questa idea? Tu sei lì scatta, per fare un'attività sì, teatrale, insieme a eccetera. Simona Lo Iacono, che è un magistrato e anche scrittrice. Perfetto. Solo che lì non mi è bastato, lì abbiamo anche fatto un piccolo reportage video, insomma una cosa molto, molto lineare, molto circoscritta, diciamo, al giornale. Però io volevo andare oltre, Perché? Perché poi sei perché voluto c'era andare tanto da oltre? dire, c'era tanto da dire, Quando l'hai sentivo. scoperto che c'era tanto da Quando dire? loro parlavano, quando alcuni di questi detenuti si aprivano ad un certo punto, dopo tanti mesi di contatto, insomma, era inevitabile Certo, l'apertura anche confidenziale, no? certo, E mi certo. parlavano ad un certo punto di tutt'altro, del reato, eccetera, no? Si parlava del libro che avevano letto, di quello che le mancava all'interno del carcere, e quindi ho Hai scoperto che erano pensato, persone normali. sì, esatto. E quindi io, siccome da giornalista solitamente si scrive solo del reato, ho pensato bene che andava fatto questo passaggio, questo salto, se vogliamo, dal reato all'uomo, fondamentalmente. Quindi tu in pratica hai voluto raccogliere le confessioni, fra Sì. virgolette, di questi detenuti e ne sei venuta fuori come? Ad un certo punto io scrivo e parlo con l'allora direttore, il dottore Antonio Gelardi, che mi ha supportato e sopportato tantissimo in queste mie idee un pochino strambe, perché ho chiesto la Gelardi è possibilità direttore del carcere di del Brucoli, sì. carcere, sì, e, al quale ho chiesto la possibilità di intervistare sette detenuti. Sette detenuti con sette storie diverse, con sette reati diversi, con sette età diverse, perché volevo raccontare quelle che erano le sfumature dell'animo umano, uomo detenuto. E ne è venuto fuori, insomma, il libro, ma il libro è soltanto l'apice di tutto quello che io ho vissuto. Perché ad un certo punto tornavo a casa con questo bagaglio emotivo fondamentalmente forte. Quanto è durato 9 mesi, una 9 mesi, gravidanza. una gravidanza. 9 mesi, Quindi la il stesura. frutto di questo è il parto. Questo è il parto. Il sottotitolo, Sì. abbiamo detto il titolo è Liberici dai nostri mali. Sottotitolo, inchiesta nelle carceri italiane, due punti, dal reato al cambiamento. Quindi hai fatto proprio una introspezione per arrivare a scrivere dal reato al cambiamento. Cosa hai capito, cosa hai notato, cosa è venuto fuori? Allora, è venuto fuori, allora, fondamentalmente il sottotitolo è una mia anche speranza ed è un iter che ho cercato di sviluppare, insomma, di elaborare attraverso le interviste. Si parte dal reato, è inevitabile, i sette detenuti hanno commesso dei reati abbastanza importanti tra di E loro, tra sono l'altro, colpevoli, e che sono colpevoli, sì. abbiamo anche detenuti innocenti. Certo, ma nel loro caso sono colpevoli. Nel loro caso sono Nel loro colpevoli. caso sono colpevoli, loro ammettono chiaramente la gravità dei loro reati, tra l'altro ce ne sono
ci sono tre ergastolani, insomma, quindi si parla di reati abbastanza importanti, se vogliamo dire, ma con un'introspezione loro anche abbastanza lucida di quelle che sono state le loro vicende delinquenziali. Come e se si arriva al cambiamento? Allora, il mio è sempre stato nei loro riguardi un, non lo so, un suggerimento, una chiave di lettura che volevo dare loro del cambiamento. Alcuni di loro reputano il cambiamento un'evoluzione della detenzione, altri no. E quindi la bellezza secondo me è questa, perché il cambiamento non avviene sempre e non avviene e non dipende dagli anni di detenzione. Dipende fondamentalmente dalla volontà, se si vuole, Dalla elaborata volontà o dall'animo che si è? Senta, dall'animo che si è. a me mi ha colpito una frase che tu attribuisci a uno di questi detenuti. Sì. Dio solo può giudicare. Già ridi. Ora le dico perché Dio mi viene. solo può giudicare. Solo a lui concedo l'ultima parola. Questo dice il detenuto. Perché lui, Dio, guarda i cuori, gli uomini no. È una sentenza questa. È una sentenza dettata da un ex camorrista, per questo È un ex ridevo. camorrista. Lui è l'unico napoletano, proviene da una famiglia storica di Quindi, camorristi. allora come la... Quando ho accennato a questa frase tu già sorridevi, Sorridevo perché? perché lui, insieme a un altro, che è l'uomo ombra, poi magari parliamo anche dei titoli, perché è carino dare, cioè, hanno una rilevanza non indifferente anche la scelta dei titoli di ogni capitolo. E Lui è l'uomo capitano. lui è l'uomo capitano. Lui è l'uomo capitano perché dell'essere boss non ha, cioè, lui non si è mai spogliato del suo ruolo. Ma l'uomo capitano mi fa pensare una cosa, cioè questo è diventato un boss della malavita Tutta l'intera famiglia lo era. organizzata, l'uomo capitano. Ma se nasceva in un altro contesto sociale, in un altro posto, in Piemonte, Sì. in una famiglia agiata, può essere che anziché diventare un boss della camorra diventava un generale dei carabinieri? Quindi l'indole di comandare, la moltitudine al Varia comando. poi dal contesto. L'altro, che è un ergastolano, che è l'uomo ombra, L'uomo ombra. parla proprio di questo. Io sono nato nella parte sbagliata del mondo, perché sia l'uomo capitano che l'uomo ombra, come molti di loro, sono nati comunque. Non è una giustificazione, perché il libro ha avuto anche varie contestazioni sul filo sottile che io abbia giustificato questi uomini e i loro reati. Non è affatto così. Chi legge il libro No, capisce bene che assolutamente, assolutamente assolutamente, non c'è assolutamente. neanche il È una termine. fotografia È dell'uomo. una fotografia dell'uomo, anch'io la ritengo come tale, e non parlo di perdono né insinuo all'ipotetico perdono. Loro sono molto critici anche con se stessi, tant'è che ammettono che fondamentalmente le loro azioni, le loro scelte, anche di potere, no? Perché l'uomo ombra nella fattispecie, lui era assetato comunque, no? Lui è uno dei tanti del clan che portò Cosa Nostra in Lombardia negli anni Ottanta, l'uomo ombra. E lui disse che, cioè, mi raccontava che comunque questa fama di soldi, di successo, di donne, di droga, insomma, a lui piaceva, perché il potere esercitato a lui faceva stare bene. Ma il contesto in cui l'uomo ombra e l'uomo capitano sono cresciuti erano genitori al 41 bis già comunque condannati, un contesto sociale, se vogliamo, contaminato, se vogliamo, Tu marcio. giornalista scrivi questo libro, certamente gli dai una valenza sociale, se non l'avresti Certo, scritto questo sì, io libro. credo in quello che ho Quale, scritto. esatto, quale vuole essere il messaggio? Allora, il messaggio è che sto cercando di portare avanti in un clima veramente di forte odio, di forte indifferenza, perché in realtà portando in giro le presentazioni del libro ho percepito e ho riscontrato questo, no? Quasi
la diffidenza nei miei confronti perché sto portando avanti storie di uomini, detenuti. sì, ai quali andrebbe soltanto gettata la chiave. Ora, questa cosa di gettiamo la chiave e lasciamoli marcire, io credo che faccia parte di, non lo so, di un format molto ben confezionato, molto precario, non solo. È molto anche riduttivo a livello intellettuale, perché noi non possiamo pensare di fare di tutto un erbo un fascio. Ma a All'interno ci parte sono questo, c'è persone. proprio una cultura di ritenere le carceri come un cimitero di persone Allora, viventi. il carcere nasce come comunque struttura per riabilitare e comunque reinserire il soggetto nella società. Questa finalità è Sì. realizzata secondo te? No, non è così. Mancano tante cose. Manca tanto da parte delle istituzioni. Manca tanto dalla parte delle istituzioni perché le carceri dovrebbero comunque avere delle attività, fondamentalmente. La casa di reclusione di Augusta le ha, in No, parliamo delle parte. carceri in genere, Parliamo in per carità. generale. Allora, secondo me manca le attività, quindi dare loro la seconda possibilità, in che modo? Fornire loro un'alternativa. Allora, se io detenuto sono abituato in un contesto sociale, cioè l'uomo dei ricordi di cemento che chiaramente è riferito a Librino, a un ragazzo di Librino giovanissimo, qui, cioè lui è cresciuto portando le bustine di cocaina a 6 anni da un palazzo all'altro. È chiaro che un bambino di 6 anni che è abituato a fare questo perché la madre dà questo compito, vede lo spaccio come unica Chiaro, 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 chiaro. soluzione. Nel Quindi, libro vedo certe, il sì. lettore si, ha la sensazione di dialogare con la scrittrice, in questo caso con te. E c'è stato un momento in cui io leggevo e mi soffermavo sulle risposte a tutte queste tematiche che tu stai dando, e c'è stato un momento che ho avuto la sensazione come per dire, vabbè, ma la stai volendo raccontare così. No, è così. Ma vuoi che io scopra attraverso la lettura più approfondita alcune cose che non mi stai dicendo subito chiaramente? Ho avuto questa sensazione, non lo so come interpretarla. Come se io stessi omettendo No, no, delle no, cose. sfogli talmente piano piano questa cruda realtà Sì. Perché che tutti dobbiamo secondo me all'interno ci approfondire. sono tante sfumature. Il Esatto. suicidio, la mediazione, insomma, noi quando parliamo di carcere fondamentalmente di cosa parliamo? Di una porta che si chiude e devono marcire. Quando, allora, ci sono delle realtà crudeli come il suicidio in carcere. Il suicidio in carcere non avviene con i boss, come tutte queste persone crudeli che la gente vuole condannare. Chi si suicida in carcere? Si suicidano persone pressoché giovanissime. Dai 20 ai 25 anni, grazie, io ho avuto un grandissimo importante contributo da parte di Pino Apprendi, che è il presidente di Antigone Sicilia. Ancora la gente si stupisce come ci sia un'associazione per la tutela dei diritti dei detenuti. Quindi nel 2020 quasi noi ancora ci stupiamo di questa cosa. Insomma, de molti detenuti vengono messi all'interno di una cella liscia. La cella liscia è la cella di isolamento. Ma Cella quando. liscia, perché cella liscia? Perché non c'è nulla, Spieghiamolo, sì. non c'è Non nulla. c'è nulla. Cioè, non c'è nulla. Quindi, quando un ragazzo, per la maggior parte con problemi di salute mentale, quindi mentali, viene collocato, buttato, collocato già più elegante, buttato nudo in Nella una cella cella liscia, liscia? come minimo, la prima cosa che fa è tentare il suicidio. Quindi, a Certo, perché monte, gli si istituti sprofonda per. nella depressione. Certo, è ovvio. Senti, un accenno, ma proprio un accenno, sono poi la gente che lo compra a fare sto libro. Due cose che mi hanno Sì, incuriosito, ma proprio ne devi parlare 30 30 secondi. secondi. L'uomo zenzero, l'uomo che fa profumo di zenzero, questa è una cosa Bella questa. simpaticissima, l'uomo zenzero. L'uomo dall'odore di zenzero è uno dei primi che ho intervistato. È paradossalmente quello che mi ha colpito di più a livello Ma proprio. faceva proprio sto profumo? Lui raccontava che aveva. Sì, lui era fissato con i profumi. E quindi è venuto lì tutto sistemato perché voleva fare bella figura. Lui si vergognava moltissimo. È uno che ha avuto molto pudore, mentre alcuni erano quasi, erano loro che facevano le domande a E me. quindi? E lui tentava in modo molto dolce, di raccontare quello che mancava nella sua vita.
E non è che mancava il potere, eccetera, lui era fissato con questa cosa che non poteva raccontare le favole ai nipoti. E si è approcciato a me in maniera molto, molto dolce, a tal punto che io ho detto, guardi, lei ha veramente questo odore di zenzero, questa cosa di fiaba, di cose. E quindi probabilmente questo mio modo anche un po' poetico di raccontare queste storie ha infastidito qualcuno perché sembra quasi che io volessi sminuire i loro reati, ma non è Non così. c'entra, non c'entra. La domanda è cosa ti ha lasciato? È l'inizio di quello che sarà un futuro percorso, oppure questo libro? Hai fatto questo libro, poi ti occuperai di politica internazionale. Ecco. No, no, è l'inizio. Liberarci dai nostri mani per me è stata sicuramente una preghiera, anche perché la scelta del titolo non è a caso. Chi legge attentamente il libro ha l'idea di una preghiera, no? Perché c'è un'invocazione anche che loro inconsciamente fanno al mondo fuori, perché loro hanno paura di tornare fuori, perché la società probabilmente non è pronta, ma a volte sono loro a non essere Ma la domanda è pronti. a te, Cosa mi ha questo viaggio lasciato? nell'animo umano, un animo umano sofferente, Sì, mi ha chiaramente. lasciato sicuramente tante domande che voglio approfondire. Non è sicuramente fine a se stesso il libro. Io vorrò continuare, quello che voglio fare è continuare ad andare nelle carceri o comunque raccontare la storia di persone che sono emarginate. Ho torto, ho ragione che abbiano, comunque l'emarginazione ha tanto da dire. Un'ultima domanda, ovviamente. Noi auspichiamo che tutti comprano questo libro e lo leggono, ma in particolare tu cosa vuoi, cosa desideri? Chi vuoi che compri questo libro, che lo legga? E un'altra frase che mi ha colpito è quando un detenuto con gli occhi colmi di lacrime ti dice: porto addosso l'odore di tutte le fiabe non raccontate. A parte che proprio poesia e musica, questa. Dimmi, Sì, rispondi. non è stato facile scrivere queste cose. Non è Lo stato immagino, lo facile immagino. perché E c'era il da una lettore lo parte, avverte, eh? Almeno io l'ho c'era avvertito. una lotta anche con me stessa perché da una parte devo fare la giornalista, dall'altra comunque io sono una persona molto Ti sensibile sei lasciato e mi sono trasportare. lasciata trasportare, però non mi sono pentita di aver lasciato anche un po' di poesia, di averla trasmessa. Sono felice quando mi viene detto questa cosa perché in molti me l'hanno detta. C'è tanta sofferenza, questo dico, che questo viaggio nell'animo umano mi ha fatto E conoscere quindi tanta a livello sofferenza. pedagogico, chi dovrebbe Sì, leggere allora questo dovrebbe libro? leggerlo allora sia il cittadino, secondo me, che ha tantissimi pregiudizi nei confronti del detenuto e quindi vede il detenuto come reato, due punti, è stato arrestato. Che anche gli addetti ai lavori. E non ultimo, parlo anche di mediazione penale, anche le vittime. Perché è forte quello che sto Molto dicendo, forte. è molto forte. Molto. Però io credo che quando parlo di mediazione penale, che è una cosa rarissima, per carità, non è che viviamo nel mondo delle fiabe, però io credo che un incontro tra vittima e carnefice, se vogliamo, sia necessario. Allora, fai un libro anche su questo, così poi proprio specifico, Certo, che ovvio, poi sarà dedicato. oggetto di un nuovo incontro, perché certo adesso a sentirne solo parlare un po' vengono i brividi, però io lo capisco, è una cosa molto seria. Va bene, allora noi salutiamo Katia Maugeri, le Grazie, auguriamo avvocato. tantissime, tantissime fortune nella vita, ma Grazie. nella professione in particolare, e Grazie. siccome, questo lo dico oggettivamente, siccome scrivi benissimo, puoi scrivere di tutto, io mi Ok. auguro che tu scriva tanti libri. Grazie dell'accoglienza. Tanti auguri. Grazie.